Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi uniamo l'utile al dilettevole, dove l'utile è riordinare l'armadio e il dilettevole è questo video, perché fare video per voi è la mia attività preferita. Come ogni settimana l'armadio chiede un po' di attenzioni perché durante la settimana sono sempre molto presa, molto di corsa, scelgo i vestiti all'ultimo e scappo fuori di casa e chi ce l'ha il tempo per riordinare tutto, per mettere tutto a posto? Nessuno. E quindi mi tocca fare questo lavoretto qua una volta alla settimana, magari una volta ogni 2 settimane quando sono un pochino più brava. Ma il video di oggi che cosa prevede? Prevede che oggi sceglierò tutti gli outfit per la prossima settimana, vi racconterò qual è il processo di selezione degli outfit, quali sono i pensieri che faccio e poi vi farò vedere tutti gli outfit giorno per giorno per vedere anche se può funzionare per me scegliere gli outfit di una settimana in anticipo. È una cosa che non ho mai fatto, nel senso che io sono molto istintiva da questo punto di vista. Vado sempre per il mood che ho la mattina stessa, però negli anni, nel tempo, ho notato che ci sono alcuni ragionamenti che faccio nella scelta degli outfit, per cui farò questi stessi ragionamenti oggi che ho tempo, di modo da essere pronta a risparmiare tempo al mattino e il tempo che di solito impiego per scegliere l'outfit lo potrò impiegare per venire qui davanti a voi, farvelo vedere e avere il feedback finale se quell'outfit funziona. Gli outfit che sceglierò saranno adatti per l'ufficio, perché io appunto lavoro in un'agenzia di eventi a Milano e quindi devo comunque vestirmi in un certo modo, non troppo elegante, nel senso che è un ufficio dove è accettato anche l'abbigliamento casual, però io ci tengo ad andare vestita bene e particolare, non mi piacciono gli outfit banali e spesso ho notato che l'outfit influisce molto sull'andamento della giornata stessa, per cui un po' di intenzione in quello che indossiamo ci può aiutare ad andare più forti, più decisi, più motivati durante la giornata. Partiamo quindi con gli outfit per oggi, per il video di oggi e per questa domenica sto indossando un outfit bellissimo che non avevo mai indossato, appunto composto da questa gonnellina con le tasche, è marrone, non riesco a farvela vedere bene adesso. Cercherò di non far crollare tutto perché siete tipo appoggiati sul letto, sul treppiedi. È stupenda, l'ho rubata nell'armadio di mia sorella, anzi presa in prestito. E poi questo maglioncino qua, questo cardigan giallo con sotto il gilettino, cioè il toppettino nella stessa, nello stesso tessuto, stessa fantasia. È stupendo, lo sto adorando tantissimo e questa cosa di prendere in prestito i vestiti l'una nell'altra è meravigliosa perché ci permette di giocare con gli outfit un sacco. Siamo proprio fortunate perché abbiamo la stessa taglia, abbiamo ognuna il proprio stile, ma uno stile che si incontra da qualche parte e quindi a me piacciono un sacco le sue cose, anche se magari alcune non le comprerei mai. E viceversa, per cui poi abbiamo diverse opzioni e ce le possiamo scambiare. Tipo ad esempio questo completino qua mi piace un sacco, però non l'avrei magari mai comprato, mentre poi lo indosso comunque molto volentieri. Passiamo ora all'outfit del lunedì. Il lunedì è un giorno importante per tutti. Si ricomincia con la routine. Questo intanto vedrete delle cose che non devono stare qui, tipo l'intimo non sta mai qui, però appunto ieri ero un po' di corsa, praticamente è successo questo, avevo preso un impegno, c'era l'aperitivo per l'inaugurazione della nuova casa di mia cugina. Io ci tenevo tantissimo ad esserci, per cui ho preso questo impegno, solo che mi sono dimenticata di segnarlo nel calendario. E io, se mi dimentico di segnare una cosa nel calendario, è la fine del mondo, perché le segno tutte, perché poi me le dimentico. E controllando il calendario un giorno, ho visto che ero libera e mi sono organizzata anche un'altra cosa.
un'altra uscita. Fortunatamente un pochino più tardi, per cui sono riuscita a farle entrambe, però questa cosa ha comportato due cambi di outfit nel giro di 4 ore. È stato un po' impegnativo e quindi qua c'è tipo la terza guerra mondiale. Ma adesso sistemiamo tutto. Tornando ora al lunedì. Il lunedì per me non è un giorno triste, nel senso che non mi dà particolare fastidio se non quando magari faccio troppo tardi la domenica sera, e succede spesso, quasi sempre. Per cui l'unico problema è il fatto di dovermi alzare il lunedì già stanca, e quindi cominciare la settimana già stanca, ma per il resto non è una giornata che mi dispiace, anzi, è il giorno in cui ho il corso di recitazione dopo il lavoro. Ed è una bella giornata per me. Nel scegliere l'outfit tengo in considerazione alcune cose, tipo il lunedì abbiamo il meeting di allenamento in ufficio, comunque si riparte con nuove forze, si inizia una nuova settimana, per cui mi piace indossare qualche cosa che dia un po' di grinta. E questo per me si riflette dentro la scelta dell'outfit che è quasi sempre un blazer. Prima, quando stavo iniziando a filmare, quando stavo preparando tutto quanto, ho notato questo possibile abbinamento. Questo vestitino qua che ho da un sacco di tempo, a un certo punto me ne volevo sbarazzare, però poi mi ci sono troppo affezionata e quindi non lo voglio più dare via. L'ho sempre indossato con un blazer scuro, mentre adesso ho visto questa possibilità perché i fiorellini della fantasia si abbinano benissimo a questo blazer. È una cosa bellissima questa perché il blazer non l'avevo ancora indossato, motivo per cui ancora l'etichetta, perché io finché non indosso una cosa non tolgo l'etichetta, e il giorno in cui proprio la porto fuori per la prima volta perde anche l'etichetta. Quindi abbiamo già il primo outfit della settimana. Sarà un outfit super colorato per questo lunedì. Tra l'altro, un altro elemento fondamentale nella scelta dell'outfit del lunedì è anche il fatto che comunque la sera appunto il corso di recitazione. E siccome spesso, quasi sempre, devo portare una scena e mi devo comunque vestire per la scena, quasi sempre cerco già di vestirmi con almeno uno dei pezzi necessari per la scena già al mattino, di modo da non dovermi portare troppe cose dietro, perché già il lunedì parto carichissima. Ho lo zaino che scoppia ed è pesantissimo, per cui portarmi anche un'ulteriore borsa con un cambio diventa complicato, per cui cerco proprio di ottimizzare tutto quanto. E questo sarà perfetto perché per la scena di lunedì devo indossare un vestitino e questo sarà perfetto. Per il martedì, che è un giorno invece così che non si sa perché esista, ma scherzo, comunque un giorno un po' più chilled, anche l'outfit è quasi sempre un pochino più chilled. In questo caso andremo per l'outfit casual. E io sono una di quelle persone che il venerdì non veste casual, perché il venerdì è quasi sempre anche una buona occasione per uscire dopo il lavoro e non mi vesto casual perché devo essere già pronta per l'uscita e il casual non è previsto per me per le uscite. Per il martedì, appunto, andremo per un outfit semplicissimo ma casual, put together, perfetto anche per l'ufficio perché abbiamo un paio di Levi's da lavaggio chiaro. Questi sono i miei preferiti. Sono, che modello? Ribcage Straight. Questi sono proprio dritti, scendono dritti sulla gamba e hanno la vita altissima e sono veramente spettacolari. Sono il paio di jeans per eccellenza, proprio il jeans che ognuna di noi deve avere. Poi sopra indosserò questo maglioncino qua, che sto adorando, e abbinato a questi pantaloni mi dà delle vibe proprio perfette. Siamo arrivati così al mercoledì, che è il mio giorno preferito della settimana. Io proprio lo adoro, non lo so perché, ma il mercoledì mi dà proprio belle sensazioni. E sarà un po' per Mercurio, che è il mio pianeta, essendo gemelli, però così, non so, non me lo spiego. Mi piace come giorno della settimana. E per il mercoledì, ho preso questa abitudine
Da quando ancora c'era la mia amica Marcella, la mia amica e collega nell'ufficio, adesso lei ha cambiato lavoro, lavora da un'altra parte, però ecco, quando c'era lei spesso ci davamo appuntamenti per outfit a tema, per giornate della settimana e il mercoledì ovviamente si indossa il rosa. E siccome adoro il mercoledì e per il mercoledì voglio vestire con qualcosa di bello e nuovo, indosserò questo maglioncino che ho comprato di recente, ma che non ho ancora indossato fuori. Un po' perché è leggerino, un po' perché non c'è stata ancora l'occasione. E lo vorrei abbinare però a un paio di pantaloni che appunto anche loro non hanno mai visto la luce fuori. E sono questi pantaloni qua, in vellutino avorio. Sono una new entry nell'armadio e non vedo l'ora di indossare questo outfit. Devo scegliere però la parte sotto il maglioncino perché, essendo un po' trasparentino, bisogna mettere uno strato sotto. E ho pensato a questo abbinamento. Non so se poi funzionerà, però ho pensato appunto di indossare anche questo top estivo sotto, di modo da non rimanere con i nipples all'aria, e vediamo se funziona. Lo dobbiamo indossare, altrimenti metterò magari un body o un top neutro, di modo da appunto avere quello strato sotto coprente. Siamo arrivati così al giovedì. Il giovedì è un altro giorno impegnativo, lunghissimo, perché quasi sempre mi incontro con il team dello studio di recitazione per la creazione di contenuti per le pagine social dello studio, appunto. Siccome è una giornata lunga in cui devo proprio essere pronta e avere tutte le forze necessarie, anche l'outfit deve essere adatto. Cosa significa per me adatto in questo caso? Significa che non deve essere troppo rilassato, però deve essere comodo e allo stesso tempo mi deve dare però forza per affrontare la giornata, proprio forza psicologica per andare avanti forte fino a fine giornata, perché non posso permettermi di arrivare fuori forma. Devo essere in forma per produrre un sacco di cose belle insieme agli altri membri della squadra. Per cui devo un attimo ragionare su questo: come mi voglio vestire questo giovedì? Tra l'altro, ho guardato le previsioni, tutta la settimana danno sole, quindi giornate proprio belle. Ma farà un po' freddino, ho visto anche dei meno. Giovedì, se non ricordo male, è uno dei giorni un po' più freddi della settimana, per cui bisogna scegliere un outfit che si presti bene per questo caso qui. Non saprei come vestirmi questo giovedì. Tocchiamo un po' i vestiti per rientrare in contatto con loro e capire che cosa può piacerci. Magari anche cosine che non vedo da un sacco di tempo. Ce l'ho. Giovedì andremo per un maglione che non indosso da un bel po'. Questo maglione qua, questo inverno non è stato indossato molte volte. Forse l'ho indossato quelle 2 volte e sarà perfetto indossato al maglioncino lilla. Dov'è? Doppio strato per rimanere coperta e non soffrire il freddo, e poi un altro paio di Levi's. Qua abbiamo invece i Levi's Revel Demi Curve Skinny, quindi questi sono molto attillati sulla gamba e mi piace come abbinamento, per cui andiamo per questo outfit. E così siamo arrivati al venerdì. Il venerdì magari ci scappa anche un'uscita dopo l'ufficio, per cui bisogna farsi trovare pronte. E per questo venerdì vorrei indossare un qualcosa che non ho mai ancora indossato. Creare un outfit un pochino più particolare con cose che non ho ancora indossato. A me piace tirar fuori tutto, risistemare, perché così faccio un refresh di tutti i capi che ho in armadio. E adesso mi è venuto in mente questo abbinamento qui, che altrimenti non avrei mai pensato di fare, anche se è una cosa molto easy.
Andiamo per questi pantaloni, li ho acquistati di recente, sono insieme al blazer un completo di H&M, sono stupendi e li abbinerò a questo smanicato, questo maglioncino gilettino a collo alto, è in cashmere, è caldissimo e sotto ci mettiamo una bella camicina nera con le maniche a sbuffo e sarà un outfit veramente power, sarà bellissimo, me lo sento già. Poi vedremo in base alla giornata, però se fa magari troppo freddo, indosserò anche il blazer sopra e sarà perfetto. Però già così diventa un outfit super bello anche per l'uscita serale, che comunque quell'uscita serale dopo l'ufficio non è mai un qualcosa di troppo impegnativo, magari un aperitivo, una cena non troppo ricercata, però anche se fosse, con questo outfit sono elegante e posso andare bene per un bel po' di occasioni, anche il ristorante può passare. Ed eccoci arrivati a sabato. Sabato posso indossare quello che mi pare perché non vado in ufficio e quindi posso andare per outfit un pochino più spinti, un pochino più scosciati, un pochino più come piacciono a me, top, corti, un po' di pelle in vista perché non sono troppo freddolosa, in realtà, dipende. E vorrei qualcosa di molto particolare, ma non so che cosa farò sabato prossimo, per cui adesso metteremo insieme un outfit da sabato, ma sarà per noi poi una sorpresa scoprire che cosa indosserò esattamente, anche perché in realtà il sabato esce il video e quindi non riuscirò a farvi vedere esattamente l'outfit del giorno, però magari per quello vi aspetto su Instagram dove faccio vedere giorno per giorno quello che indosso e lì potrete vedere esattamente che cosa ho indossato e che cosa starò facendo. Andrei per questa gonnellina plissettata nera e ci abbinerei questo top fucsia perché ormai avete capito, mi sono abbandonata completamente al fucsia e lo sto indossando non stop. Più ci aggiungerei sopra questo maglioncino cropped, cardigan in realtà cropped, sempre nero e l'outfit è perfetto così. Poi la domenica è la giornata chill, per modo di dire, non è chill per me perché sono sempre presa da qualcosa, sto sempre facendo qualcosa e andrei per questo maglione perché il lilla sta cominciando a prendere spazio anche lui nel mio armadio. E guardate un po', abbiamo un bel po' di cosine tra il lilla e l'azzurrino e anche qua non me l'aspettavo da me, però ecco, sto scoprendo di amare questi colori che prima non avrei mai valutato. E il lilla, il viola non mi piaceva particolarmente, però l'ho scoperto in realtà la primavera scorsa quando ho acquistato, non so se vi ricordate, quel vestito lungo a fiorellini lilla, vi metterò qui il link al video, però quel vestitino lì ha aperto una nuova era dentro il mio armadio e da allora ho cercato di incorporare sempre più colori. Basta, questi sono gli outfit, ora non rimane che sistemare bene l'armadio e sistemare bene tutti gli outfit nell'ordine in cui dovranno essere indossati e poi indossarli giorno per giorno e ovviamente, come vi ho detto, ogni mattina mi ritaglierò quei 5 minuti per farvi vedere l'outfit e per farvi esattamente vedere se lo sto indossando o se ho fatto qualche piccolo cambio rispetto a quello che abbiamo visto insieme perché voglio essere proprio real con voi e farvi vedere giorno per giorno cosa scelgo di indossare per una settimana. Per cui adesso sistemiamo tutto quanto e poi si riparte con il lunedì di modo da vedere ogni outfit completo. Come è andata oggi? Allora, partiamo dalle cose positive. È andata bene dal punto di vista dell'outfit perché sono riuscita ad indossare esattamente l'outfit che avevo programmato.
Adesso strato dopo strato vedremo insieme. Abbiamo un cappello da pioggia, ma che ho usato impropriamente per il freddo perché fa freddissimo. Una sciarpa che non vi avevo fatto vedere mentre ho scelto l'outfit. Borsettina, cappotto in lana e sotto, come avevamo visto, ho indossato il vestitino con i fiorellini e il blazer fucsia e ovviamente sotto gli stivali lunghi. Ho ricevuto tra l'altro un sacco di complimenti sull'outfit, per cui direi che è stato super azzeccato e l'ho adorato anch'io, vi dico la verità. Mi sono sentita un po' princess, un po' Wonder Woman con questo blazer, però diciamo che è stato un ottimo inizio di settimana. Ora sono un po' stanca e passiamo alle cose che sono andate storte. Vi ricordate che vi avevo detto che questa cosa la volevo fare per svegliarmi un po' prima, fare le cose con calma, uscire con calma, filmare un po' prima di uscire. Ecco, tutto ciò non è stato possibile perché comunque ieri notte qualcosa è andato storto, non lo so cosa, ma sono andata a letto tardi e comunque ho dormito malissimo. Sono svegliata diverse volte e non sono riuscita a prendere sonno poi, per cui ho dormito poco e poi quando è suonata la sveglia alle 6:45 l'ho rimandata per un po' e mi sono alzata solo un quarto d'ora dopo e quindi ho perso un po' di tempo, mi sono poi allenata e quindi non ho fatto in tempo a filmare tutto quanto. Ho trovato del tempo adesso che sono appena entrata in casa, sono le 10:30. Ho finito il corso di recitazione, adesso sono tornata a casa e ci tenevo a farvi vedere, a fare il check-in con voi per l'outfit numero uno della settimana. È stato perfetto. Devo dire che questo mi ha fatto guadagnare minuti preziosissimi perché avevo già tutto pronto e ho dovuto solo prendere le cose, indossarle e correre fuori e così ho fatto giusto in tempo a prendere il pullman. Se avessi dovuto scegliere l'outfit, probabilmente l'avrei perso il pullman, per cui si migliora pochi passi alla volta. E oggi abbiamo migliorato i tempi della scelta dell'outfit e quindi della preparazione. Vedremo domani come va. Non mi ricordo già più quale sarebbe l'outfit del martedì, per cui adesso devo andare a rinfrescarmi la memoria e prepararlo. Meglio detto, tirarlo fuori perché li ho piegati tutti. Di modo da averli già pronti. Guardate qua, abbiamo lì sotto un outfit. Quello mi sa che è del giovedì. Questo dovrebbe essere quello del martedì. Boom! Ci riproviamo domani e vi do appuntamento domani mattina. Adesso tisanina. E si va a nanna. Buongiorno, stamattina sto uscendo all'alba e devo andare a prendere il pullman subito, per cui l'outfit velocemente è quello che abbiamo visto insieme. A parte un piccolo twist, ho aggiunto questo maglioncino azzurrino a girocollo sotto perché fuori fa veramente molto freddo. Metterò le Campus, le Adidas Campus. Il cappottino in lana, sciarpa, cappello, tutto, fa freddissimo fuori e ci vediamo tra un attimo con l'outfit del mercoledì. Amici, come sta andando? Non sta andando molto bene. Allora, praticamente questi video dovevo filmarli la mattina prima di uscire di casa, ma non sta andando molto bene perché sono sempre troppo di corsa, faccio sempre troppo tardi, finisco di editare i video l'una di notte, quindi va così, per cui facciamo l'outfit of the day in chiusura della giornata per farvi vedere cosa è uscito fuori alla fine. Praticamente ho mantenuto i pantaloni, ho indossato i Timberland, scarponcini con il pelo, caldissimi per questi giorni super freddi. Maglioncino l'abbiamo mantenuto, anche il top. Un po' particolare questo abbinamento, però super apprezzato. Sopra
Però ci ho indossato anche il gilettino perché questa è la settimana più fredda dell'anno e altrimenti mi sarei tipo congelata. Poi vabbè, cappottino, sciarpa e cappello, tutto beige, sembro appena scesa dalle piste innevate. Questo è l'outfit del mercoledì. Ci vediamo domani con quello del giovedì. Buongiorno, è venerdì, si conclude una settimana di outfit, la concludiamo oggi perché domani si pubblica il video. Cosa posso dire di questa settimana? Mi sono divertita un sacco, nel senso che non ho dovuto scegliere gli outfit e questo è stato una benedizione, visto che questa settimana è stato tutto di corsa e non sono riuscita alla fine a fare sempre il video la mattina perché ho avuto proprio una settimana super impegnativa al lavoro e quindi non riuscivo mai a ritagliarmi quei 5 minuti, ma comunque diciamo che mi ha aiutato parecchio per recuperare un po' di tempo, risparmiare tempo e quasi tutti i giorni ho rispettato alla lettera gli outfit, a parte un giorno forse quando ho aggiunto degli elementi in più. Oggi sto indossando esattamente quello che abbiamo visto nel video, ma ho aggiunto questa ulteriore cosina sopra perché questi giorni fa veramente freddo e a volte in ufficio mi congelo. Vi faccio vedere infine l'outfit e corro in ufficio. Come vi dicevo, sto esattamente indossando l'outfit che abbiamo visto insieme e ho aggiunto sopra questo piccolo poncho in lana e basta, sono pronta, scappo in ufficio. Fatemi sapere se è divertito anche voi questa tipologia di video, se lo volete vedere ancora da queste parti. Il prossimo che ho intenzione di fare, perché forse la prendo come abitudine di farmi gli outfit della settimana, mi organizzerò gli outfit, però mi darò anche un po' di libertà per cambiare idea all'ultimo, perché questa settimana a volte è successo che volevo indossare un'altra cosa, però poi mi sono detta no, ho programmato gli outfit, quindi indossiamo quello che ho programmato. Basta. È tutto per oggi, è tutto per questa settimana. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!